not a game, it's a rage thing. E bentornati ragazzi sul canale di Chialbi7, rieccoci ancora con Marvel Avengers. Allora, avevamo visto un attimino che qui ci manca solamente Vedova Nera e forse a questo punto ci mancherà un altro un'altra ondata dell'AIM, della sala olografica. Ma voglio andare assolutamente a fare la missione principale. Prevede Capitan America. Ok, perfetto. Quindi la faremo con Cap. Riguardo la scorsa missione con Hulk, non mi sono divertito molto. Anzi, è stato abbastanza frustrante, perché evidentemente bisogna andare a fare le missioni diciamo secondarie un po' più spesso per avere dei materiali migliori e avere un pochettino più di resistenza. Hulk non è molto performante in difesa, è un po' sbilanciato, attacchi, ma non hai molta difesa, il che ci sta anche, perché sennò sarebbe forse troppo potente. Però rispetto magari a un Iron Man che ha una sua potenza ormai abbastanza consolidata. Ci troviamo qui dove i manifestanti si sono riuniti per rispondere a una minaccia alla libertà nazionale molto grave. Questa mattina i capi delle principali agenzie militari si sono ritrovati sotto minaccia dei nuovi adattoidi dell'AIM. Il panico è scoppiato quando molte persone hanno visto dei mezzi AIM sospesi sopra le principali città. Mentre l'esercito ha iniziato a mobilitarsi, la nazione è rimasta in stato di nervoso stallo. Ma certo, è roba mia, quella è la mia tecnologia. Un attimo, succede qualcosa? Attenzione! Signore, una richiesta d'aiuto da un luogo sicuro della resistenza di New York. L'AIM ci sta attirando. Se li salviamo, sembrerà che stiamo non attaccando la città. Non importa cosa sembrerà. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, lo aiutiamo. Fate quello che dovete. Partiremo all'alba. Ok, quindi si va a New York. Se vuoi vederlo, ho chiesto a Pim di mandarci quello che ha su New York. Raggiungimi nel laboratorio tecnico. Arrivo. Ok, andiamo al laboratorio tecnico. Andiamo da la nostra cara Natasha. D'accordo, Nat. Che cosa abbiamo? Sembra che Pim abbia tracciato quella cosa da quando è apparsa in cielo. Non sembra seguire un percorso predefinito, quindi non possiamo anticiparne i movimenti. Pim ritiene che risponda agli allarmi degli agenti AIM e a quelli dei propri sensori. Ci vedrà arrivare. Probabile. La resistenza ci fornirà i suoi dati, così avremo sempre informazioni sulla sua posizione. Questo dovrebbe darci un vantaggio. Magnifico. Fai preparare il Quinjet. Voglio essere pronto per il decollo. Consideralo fatto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Qui non abbiamo nulla da fare, giusto? Non credo che ci siano situazioni. Ok. Ah, però c'è un baule. Fatemi ricontrollare un attimo l'equipaggiamento di Cap, perché in effetti con lui non siamo messi benissimo, anche se questi no. Perfetto. Allora, andiamo qui.
E quindi adesso è sulla costa orientale. C'è un bel più 3 che non è male, ma epico come ricompensa. Missione finale? Attenzione. Siamo già alla missione finale della campagna? Ok ragazzi, cambio di programma. Scusate, ma voglio un attimino vedere se c'è qualcos'altro da fare prima di andare sulla missione finale. Siamo al 62%, non pensavo che già ci fosse un qualcosa di questo tipo. Sono un po' sorpreso a essere sincero. Mentre ogni tanto continua i bug che ogni tanto cita le missioni in inglese. Che questa l'abbiamo fatta, questa ha un bel più 35, anzi 39 con Cap, dato che Cap ha po' di poca potenza. Allora ragazzi, scusate se cambio così, diciamo, l'idea del video, perché volevo continuare la campagna principale, ma non mi aspettavo sinceramente il finale della campagna, non me l'aspettavo proprio. Allora andiamo a fare la sfida olografica per quanto riguarda questa ondata, la facciamo con Cap, vediamo di aumentare qualche livello. E in modo tale così da poter completare magari una serie di fumetti che ci dà qualche piccolo bonus. Poi faremo anche quella con Vedova Nera, sempre con l'obiettivo di completare diciamo qualche collezione di fumetto. Sono un po' perplesso, a questo punto credo che le missioni iconiche siano le missioni proprio di, diciamo, di endgame, quelli che appartengono, diciamo, all'iniziativa Avengers a questo punto. Ok. Iniziamo con... Ok. Capiranno nemmeno Vediamo che cosa cosa... dico. Ok, l'animazione è andata un Ci sono i po' Gamer. così, però va bene uguale. Wow! Ok, ragazzi, è più dura di quello che io sinceramente credevo. Grazie, Thor. Mamma mia ragazzi, qui è... Wow. Se sono tutti così, ragazzi, abbiamo un grosso... È ora di colpire!
wow, stavo per cadere una seconda volta. Molto fastidiosi. Brava Kamala. Che siamo... Sì, è abbastanza complicato, non pensavo che fosse così. Due preghiere sono state esaudite. Grazie per... Abbiamo l'ultima vita, ragazzi. Intanto abbiamo preso un attimo di... Questa mossa comunque è veramente devastante. Siamo a metà, esattamente a metà. Buonanotte. Adesso sono ok, fuori uno. Era destino. Qui siamo stati abbastanza veloci. Puoi riposare. Io ho il diavoli forte e in fretta. Wow. Dov'è? Sta subendo molti colpi. Dore a terra. No. Stiamo messi malissimo, ragazzi. No. Sono i guai qui. Lo siamo un po' tutti, Tony. Dore a terra.
Ok, leviamo. Rianimiamo Tony. Questi sono veramente. Maledizione, questi qui sono veramente. Oh. Ok, poi un altro. Mamma mia. Okay. Ok ragazzi, tostissimi, tostissimi. Io non so se ce la faremo, perché... Ok, non ce la faremo. Io non l'ho visto arrivare. Che vigliaccheria, ragazzi. Mi rendo conto che è una vigliaccheria questa. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta a fare questo. Non me l'aspettavo. Penultimo. Oh, dai, ma dai. Ok, io e Thor qui. Grazie.
Ovviamente con l'armatura tecnologica è arrivato. Arrivo subito! Ok, abbiamo... No, no, il cavolo! Avete presente il cavolo? Quello lì... Ora basta! Non tutti insieme! Impressionante, ragazzi, impressionante! Non mi aspettavo niente di tutto ciò. Ragazzi, scusate se sto parlando poco, ma mi sta veramente impegnando molto di più di quello che... che io preventivavo e credevo... No, no, no! No! No, non ci credo! No, dai, sul serio. Porca miseria. Accidentaccio. Questa proprio non ci voleva, ragazzi. Vediamo se possiamo... Questa cosa fa? Della volontà, questo non è male. Questo livello 10, noi siamo a livello 6. Ok, supporto. Che sono stati marchiati con... forse questo qui. Accidenti, accidenti, ragazzi. Vediamo se questo è più potente, ci dà molta meno difesa. Io non so se è il caso. Veramente non so se è il caso di andare a prendere qualcosa nel negozio, forse per la prima volta poter fare questa missione. Ci riproviamo. Allora, non sono per nulla contento, perché subito siamo partiti malissimo. Oh, non ci credo, siamo morti già subito. Non ci credo, morti al primo assalto, incredibile. Non è il massimo, ragazzi, veramente, credetemi. Ora basta. Arrivo.
No, accidenti. No! Incredibile. Che è stata velocissima questa. Ma non ci hanno praticamente lasciato sfere di energia. Utilizziamo queste mosse per... Ok. Un regalo per te. No, ho sbagliato. Avengers, possiamo farci. Siamo. Anche il tempo mi obbedisce. Riesco a fare la mossa che vorrei fare, quindi... Mi sento razza! L'altro cattivo elimina! Vai Kamala! Siamo a 4. Non erano alla nostra altezza. Fate attenzione! Qua però cominciano ad essere grossi, eh. 5 minuti di pausa! Ci stanno prosciugando anche le energie, quindi... Meno male che hanno fatto questa meccanica, ragazzi, dove con le mosse di abbattimento si può ricaricarsi la salute, perché sarebbe stato... Ecco, questa è stata la... Quello che ci ha fatto perdere veramente non è stata l'ultima ondata, ma è stata questa. Perché questi fanno dei danni elevatissimi. Dore a terra!
Sì, e chi rianima me? Di nuovo. Siamo messi malissimo. Abbiamo, credo abbiamo perso, ragazzi. È successo qualcosa che non dovrebbe accadere, ma va bene. Dove sei, Kamala? E questi, vedete, non lasciano per nulla i... Ok, vabbè. Volete vedere tutte le mie armi? Va bene. Eccole lì le... Torna a combattere, soldato. Ottimo lavoro. Ok, 7 su 10. Di nuovo. Mi sento uno schifo. Grazie mille. Accidenti. No, vi prego. Ragazzi, è durissima questa simulazione olografica.
cadi, cavolo. Mancano due ondate. Incredibile, c'è di tutto di più, ragazzi, di tutto di più. Capendo. Niente, dobbiamo per forza di cose scappare, che non ci sta, non ci si sta caricando la vita. No, non morire così. Quanto sono... Non credo proprio. Ah, ok, c'è Thor che sta facendo una mossa. No. No, sulla mina. Non l'ha neanche sentito. Accidenti. Non mi dire che hai evitato questa mossa. Ripensami. Solo una ferita superficiale. Avengers, andiamo. Oh, cavolo, fa male. Ragazzi, vedete, perdonatemi se sto parlando veramente pochissimo, ma è tostissima. No, ragazzi, dai, no.
Accidenti. Io non ho capito che cosa è successo, non l'ho proprio capito. E quando un gioco fa così, che si batte solamente in caciara, a me dà troppo fastidio. Perché non ho veramente capito che cosa è successo. Cioè, a un certo punto non sono più riuscito ad attaccare come volevo. Vabbè, che c'entra? Colpo di precisione, scatenati, può agganciare fino a 8 nemici. Ok, questo è interessante, sicuramente interessante. Che rabbia, che rabbia. Perché eravamo di nuovo lì, nella parte finale, avevamo giocato molto peggio rispetto a prima, perché prima avevamo giocato veramente bene e mi secca sprecare delle cose, delle risorse, mi secca tantissimo. Portiamo tutto o saliamo di qualche livello, andiamo al 20, precisione, valore, precisione. E forse questo qui che aumenta la resistenza, che non è migliorabile, però un po' ci aiuta, perché non è possibile. Ragazzi, ci proviamo un'ultima volta, vediamo se ci riusciamo. Facciamo tutto. Cioè, si è a un certo punto fermato. Va bene, ormai io ho capito che da solo. Ok, una su 10, vediamo se adesso riusciamo. Accidenti, mamma mia, che dai, ma no, 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 no. Incredibile. Sono un po' deluso che sia finita. Doni, non parlare.
poi non so se avete notato, ma a un certo punto nello scorso tentativo hanno completamente smesso di darmi la possibilità di fare la finisher. E quindi, ecco, questa è morta a mezz'aria. Ok, ottimo. Ok, un'altra andata. Tony, ti muovi da qui? Ragazzi, Tony si è buggato. Ragazzi, sono con... non è possibile, cioè... non lo considerano neanche, ragazzi. Incredibile. È fermo lì, buggato. Mannaggia, ragazzi. Il cielo si scateni. Vai Thor. Per favore, perché qua con Tony che ha deciso di dormire, cioè questa poi. Tony, risvegliati, ti prego. Ecco, forse, ecco, forse morendo Tony ti potresti resettare. No, no, anche noi qui siamo messi malissimo. Allora, Tony si è ripreso, però...
ecco, vedete, questa è nettamente... dai! Vai, forza. Poi per fortuna ti sei ripreso. Sei stato lì 5-10 minuti a non fare assolutamente nulla. No, dai, dai, al volo mi han preso, ma che vuol dire? Qualcuno viene a rianimarmi? Grazie, Kamala. No, no, due volte... No, dai, due volte nella stessa ondata! Non ci voglio credere, non ci voglio... Qui eravamo stati quasi perfetti, quasi perfetti. Cap qua, la situazione è molto grave, è veramente una missione al di sopra delle nostre possibilità in questo momento. Wow, 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 guarda qui. Ragazzi, io non so se ce la faremo, eh. Questi sono... Maledizione, uomo di metallo! Ehi, grazie. Troppe... Ferita superficiale. Troppi nemici, troppe... Poche difese con tutte determinate... Ecco. No, 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 no. Non è assolutamente il momento, cioè è veramente un qualcosa da questo punto da endgame questa missione. E...
Sì, ritorniamo al Quinjet. Niente ragazzi, questa missione qui non è assolutamente fattibile a questo punto, perché per quanto abbiamo in realtà fatto anche bene a farla, perché ci ha portato a aumentare di molto il livello di Capitan America, non è assolutamente plausibile farla ora. Quindi è da fare probabilmente dopo la missione finale. Insomma, rafforzarsi ancora, sbloccare ancora, diciamo, situazioni e soprattutto equipaggiamento di alto livello per difendersi, perché il danno che ci fanno è veramente elevatissimo. Comunque, ragazzi, per questo episodio va bene così. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanellina per le notifiche, di mettere un bel mi piace e di lasciare un commento per dire la vostra. Scusatemi ancora per questo gameplay, da me, da tutta la squadra di Avengers è tutto. Ciao, alla prossima!